Noi dovremmo cercare dopo 10 anni sicuramente di fare un'operazione di sistemazione del decreto legislativo 81. Si è cercato di farlo con il decreto del fare del 2013, si è cercato di farlo nel 2015 con il decreto semplificazione. Penso che sia giunta l'ora di intervenire, ovviamente con piccole modifiche, non stravolgendo certamente il testo, che dobbiamo ricordarci comunque di recepimento delle direttive comunitarie, però risolvere alcuni piccoli problemi che abbiamo visto anche con le attività di vigilanza si sono manifestate nel corso di questi 10 anni, credo che sia necessario. Ovviamente per intervenire serve una delega. Bisogna stimolare gli uffici legislativi perché si facciano carico di segnalare questi che sono i problemi e quindi di avere uno strumento normativo che ci consenta di intervenire e migliorare sicuramente il testo. Per quanto riguarda l'aspetto formazione, noi sappiamo che esiste l'accordo sulla formazione dei lavoratori, esiste l'accordo sulla formazione dei responsabili di servizi di prevenzione degli addetti, abbiamo il decreto che prevede la formazione sugli addetti all'emergenza, sugli addetti al primo soccorso e su coloro che devono montare e smontare i ponteggi. Insomma, abbiamo un panorama della disciplina della formazione molto complessa e sicuramente anche qui bisogna intervenire. Probabilmente si sta pensando anche con un accordo omnibus sulla formazione che tenga conto di tutti questi vari soggetti che devono essere formati, e io ritengo sempre che una normativa più semplice e più facilmente applicabile risolve molti problemi, e quanto la normativa è semplice da applicare sicuramente ci saranno molti più soggetti che la applicheranno.